Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: due ex vipponi sono ancora ai ferri corti, lui ha deciso anche di pubblicare una chat privata sui social network. Ci sono due ex concorrenti del Grande Fratello VIP che, nell'ultimo periodo, stanno facendo discutere gli utenti del web. Le loro scelte non sono affatto passate inosservate. Al contrario, sono sulla bocca di tutti. Questo dipende molto anche dalla loro tendenza di condividere tutto sui social network. L'ex vippone, in particolare, ha deciso di rendere pubblica una conversazione privata avuta con un ex protagonista di Uomini e Donne. Di conseguenza, oltre a coinvolgere una terza persona, ha alimentato ancora di più le polemiche. Il diretto interessato, tuttavia, non è rimasto in silenzio. Subito dopo, ha deciso di esporsi per esprimere il suo punto di vista e per mettere a tacere le voci. Ancora guai per due ex vipponi, lui si scaglia contro una terza persona. Negli ultimi mesi, una coppia formata da due ex vipponi non ha fatto altro che allontanarsi e riavvicinarsi. La situazione, però, dopo i recenti avvenimenti, sembra aver superato il punto di non ritorno. I diretti interessati, infatti, sono arrivati addirittura a coinvolgere i rispettivi avvocati. Adesso, è emerso un nuovo tassello del puzzle. L'ex concorrente del GF VIP ha deciso di pubblicare una chat privata con una terza persona. L'ha condivisa sui social network, in modo che tutti i suoi follower potessero leggerla. Si sta parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. L'imprenditore veneto sembra non aver preso bene alcuni avvenimenti. La modella venezuelana, per motivi lavorativi, è in stretto contatto con Oscar Branzani. Il diretto interessato ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Al momento, si occupa di moda e gestisce un brand di costumi chiamato Sonten. I due, visto l'arrivo di lui a Napoli, si sono incontrati nuovamente, trascorrendo un po' di tempo insieme. Daniele, venuto a conoscenza della cosa, ha agito in modo impulsivo, diffondendo una conversazione privata. Ha attaccato Oscar accusandolo di aver tolto il segui al suo profilo di Instagram. Mi togli il segui per quale motivo? Alla fine ti sei rivelato un coglione e un verme senza pa'. Le sue parole sono state piuttosto forti. Non si è limitato a chiedergli spiegazioni, ma gli ha rivolto accuse e insulti. L'ex tronista ha rivelato di aver compiuto questa mossa già diversi giorni prima. Di conseguenza, non c'è alcun legame con la querela di Oriana Marzoli.